Ciao, sono Eleonora. 7 ottobre fa un caldo incredibile perché ci sono 25 gradi e per ottobre sicuramente una temperatura molto alta. Vi portiamo con noi a fare una bella passeggiata sul Po, che voglio farvi vedere e che mi affascina molto. Sono le baracche che troveremo sul nostro percorso. Mi raccontavano qui che negli anni 70-80 le persone nel tempo libero venivano qui in mezzo alla natura, vicino al fiume, andavano a pescare e molte di queste persone si costruivano delle baracche per passare più tempo possibile. Passare tempo libero. Di stare in compagnia all'aria aperta. Ecco la prima baracca che abbiamo incontrato sul nostro percorso. Baracche erano fatte un po' a mo' di palafitte, perché quando Po esondava e usciva dagli argini, ovviamente tutti questi territori andavano sott'acqua e le abitazioni erano in alto, quindi rimanevano protette. Importante. Questa è un soggiorno all'aperto, addirittura con un lavandino e con un piano in cottura. Proviamo a salire e vediamo se per caso hanno lasciato aperto. Quest'atrio, un mo' di terrazzo, veramente molto carino, molto verde. C'era anche il riscaldamento, come dice questo tubo. Vediamo se possiamo aprire anche qua. Una stanzetta piccola, dove c'è la luce e le finestre e basta. Anche questa è una piccola stanzetta dove non ci sono mobili, non c'è nulla. Stagione che io adoro perché non fa troppo caldo, non fa freddo, non ci sono le zanzare, non c'è tanta gente in giro. È veramente un periodo fantastico per fare delle lunghissime passeggiate in questi posti veramente belli. Adesso voglio avvicinarmi un po' di più all'acqua, se possibile, per dare una sberciata a questo fiume. Oh, qua si può scendere vicino all'acqua. Vediamo. Speriamo solo di non caderci. Che pace qua. Qua si vede benissimo il fiume. Vuoi andare vicino all'acqua, Rosy? Che meraviglia. Molte volte in questo periodo Po è altissimo e supera addirittura gli argini e addirittura a volte allaga i paesi vicini. Ma in questo momento è proprio diverso il Po, perché ha piovuto un pochissimo quest'estate e quindi c'è poca acqua ed è molto quieto questo fiume adesso. Adesso mi sto avvicinando al punto dove nel Po confluisce Orba, mi pare, non vorrei sbagliarmi, mi pare Orba. E quindi questo punto del fiume molto più largo rispetto agli altri, è sempre pieno di aironi. Ah no, mi sono sbagliata come sempre, non è Orba ma è Sesia. In geografia non sono tanto brava. Ecco, quindi qua c'è Po, che è questa manica, e invece di là c'è Sesia. È proprio maestoso questo fiume. Che pace. Perché se scivo finisco dritto nell'acqua. Piano, Rosy, piano. Dove vuoi andare? Vuoi andare nell'acqua? Vuoi andare a bere? Dai. Non ti sei una sifona, non ci vai a bere. Dai.
Vai nell'acqua. Vai che hai sete. Rosa è andata a rinfrescarsi. Rosa, andiamo? Brava, andiamo. Andiamo su. Siamo arrivati a quest'altra baracca, fatta come una palafitta. Scritto la Villa 1926, quindi viva il toro. È stata costruita nel 1926. Riusciamo a vedere cosa c'è dentro. La porta principale serrata. Ci sono le due canoe per terra, una stufa per riscaldarsi. È grande questa baracca barra villa, molto grande, ma è in disuso da molto tempo anche questa. Ora stiamo arrivando in un punto dove cresce una strana vegetazione che, come un tappeto verde, copre tutto. Non so come si chiama, se qualcuno sa, gentilmente me lo scriva nei commenti, ma mi sembra di trovarmi sul pianeta Pandora del film Avatar, perché guardate che spettacolo. C'è una baracca lì sotto, completamente ricoperta da questa tenda di vegetazione verde, e rimane solo la sagoma, che si può indovinare che cosa c'è sotto. Guardate gli alberi completamente ricoperti, e qua sotto probabilmente c'erano dei cespugli. Bellissimo. E questa è completamente aperta e devastata. Sto un po' rischiando, forse. Ah, ok. Ecco, più o meno così. Divano, mobile da cucina. Una piccola cucina. Era molto carino, verniciato di verde. Ma ancora poca vita questa costruzione. Vanno a stare negli alberghi, invece una volta si stava nelle baracche e si stava anche bene, in allegria. Qua per esempio c'è una bella amaca. Qui sicuramente vengono ancora le persone. C'è persino riscaldamento. Sarà una stufa a legna. Questo tubo ce lo dice chiaramente. Oh, c'è addirittura un piccolo giardino recintato. Piccole casette. C'era musica, ci stava in allegria. È sicuramente frequentata anche adesso dalla presenza di numerose bottiglie di birra. Qui vengono. Molto pittoresco questo posto. Sembra più un posto da scapole che da famiglia. Cominciando da questi indicatori per dove andare. No, pazzesco, è bellissimo. Chiama la brigante. Stupenda. E
sopra c'è la bandiera con il teschio. Questa è decisamente abitata. Ci sono addirittura la raccolta di carta, vetro e plastica differenziata. La bandiera. Bellissimo. Una donna nuda. Manichino. Fantastica. La maca, immancabile. E ora mi sto avvicinando alla baracca più bella che c'è in questa zona. La grande sedia gialla che troneggia sopra il Po. Addirittura ha una veranda vetrata. Baracca Margherita. Guardate che bella. Qua c'è un guardiano vicino ad attracco fluviale. Torino 75 km, Venezia 410, incredibile. E qua c'è anche il livello di acqua che è arrivato il 6. E questa è Big Cadrega. Cadrega in piemontese significa sedia. Ecco la grande sedia. Ho fatto un po' un salto indietro nel tempo, quando le famiglie italiane o piemontesi venivano sulla riva del fiume, e abbiamo visto che sono baracche molto umili, semplici, ma questo sicuramente non era un problema, e sono sicura che le persone qua si riposavano veramente, forse anche meglio di quello che facciamo noi adesso, andando al mare in mezzo a tanta gente, in mezzo allo stress, pagando un sacco di soldi. E